Buonasera a tutti, benvenuti alla cerimonia di premiazione della 21esima edizione di International Events and Relational Strategies Grand Prix, che è il premio organizzato da TVN Media Group. Una serata bella perché, insomma, premiare la passione delle persone, vedere premiati gli sforzi lavorativi, no, di lunghi periodi, magari dopo tante tensioni, dopo tante difficoltà, secondo me è un momento anche liberatorio, no? Per cui molto, molto carino da assaporare di fianco ai vincitori. Volevamo puntare su un prodotto sul quale l'azienda quest'anno ha investito tantissimo, che sono i foglietti post-it e super sticky. Nel brief abbiamo chiesto all'agenzia Wrong di rispettare anche quelle che sono l'essenza e le caratteristiche del brand post-it, quindi un brand che comunque ti è amico, un brand smart, un brand anche molto emozionale. Credo che la comunicazione sia molto importante, soprattutto quando si vogliono valorizzare delle cose positive, dei valori importanti o semplicemente delle opere in cui si crede, insomma delle composizioni piuttosto che qualsiasi altro tipo di opera artistica, sociale, culturale. Dobbiamo riuscire a creare una comunicazione che avvalga la musica, che non la faccia cadere, per cui assolutamente è importante, anche laddove c'è una bellissima canzone, comunicarla nel migliore dei modi. La comunicazione nella musica per me è fondamentale. La cosa che sto riscontrando anche adesso interagendo con un'azienda come Sugar è che è tutto molto aleatorio, cioè che ognuno ha un punto di vista che in fondo è corretto. Non esiste una regola matematica, però è maledettamente importante. Momento di dare il benvenuto sul palco questa sera qui ai Magazzini Generali a Android. Il mondo della comunicazione oggi è cambiato e sta cambiando continuamente in maniera anche molto difficile da seguire. Io nel mio piccolo cerco di adeguarmi un po' a questi sistemi nuovi legati alla comunicazione che riguardano soprattutto il web. Inizialmente mi sono posto magari in una maniera un po' più scettica e disinteressata, poi alla fine uno si rende conto che per comunicare, per esprimere anche la propria arte, credo che sia non il modo esclusivo, ma uno dei modi più importanti per realizzare un po' tutti i desideri di un artista.